viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio. L'idea è quello di essere un premio itinerante, quindi muoversi laddove c'è la sensibilità, la voglia, la cultura per accogliere la poesia, perché voi siete veramente tanti, i candidati erano 829 e quindi insomma è stata una selezione. Vincenzo Patanè, eccolo lì. Ci facciamo dare da Valeriano che non ha più niente. Facciamo dire qualcosa al professor Patanè. Lo sa, professor Patanè, che mi è sfuggito anche il suo di titoli. Me lo dica lei. Intervista impossibile a Lord Byron e altri saggi. E coloro i quali hanno i capelli magari un po' brizzolati, se non grigi, si ricorderanno di una fortunatissima serie radiofonica, Le interviste impossibili, che erano in certi casi dei capolavori quando c'era un ottimo scrittore che intervistava un grande personaggio del passato. Io ho provato a creare un'intervista a Lord Byron, che ovviamente è morto, quindi un fantasma, ma che ha una certa coscienza del presente, e credo che sia riuscita una bella cosa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie. Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po'.